Oh, that part's too loud. Non ve lo voglio nascondere, però se notate qualche macchia sotto i lascelle, non fateci troppo caso per favore, perché ho messo la maglietta bianca appunto per questo, e poi fa caldo, è estate, perciò è normale. Ah, comunque. Hey everyone, sono Marco e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò, come avete visto dall'immagine di prima, come unire un video ad un testo. Grazie a questo effetto, che tra l'altro è anche molto semplice da realizzare, si può posizionare un testo all'interno del video e anche se la camera si dovesse spostare, il testo rimane lì, come se facesse già parte dell'immagine, insomma, come se ci fosse lì veramente. Non mi resta altro da aggiungere e partiamo subito con il video. Andiamo su After Effects. Come già accennato prima, realizzare questo effetto è davvero semplice. Qui abbiamo la nostra bellissima mocha. Mi raccomando, se vedete il logo non fateci tanto caso, perché alla fine non sono stato pagato per inserirlo. Beh, in realtà mi sono più che altro sbagliato durante la registrazione, avrei dovuto tipo girare la caffettina. Vabbè, poco importa adesso. In ogni caso, prima di tutto dobbiamo inserire un null object. Potete anche, se volete, rinominarlo. Nel mio caso lo rinomino nullo. Lo accorcio anche, lo faccio durare quanto la clip. Ecco qui, perfetto. Successivamente dobbiamo cercare il pannello tracker. Se voi non lo vedete potete andare su finestra e poi cercare tracker. Eccolo qui. Adesso clicchiamo su clip, track motion. Andiamo su edit target e cerchiamo il nostro nullo. Adesso attraverso questi quadrati, un attimo che li apro, dobbiamo selezionare un punto che è ben visibile nella vostra clip. Nel mio caso, per esempio, un punto che è ben visibile durante tutta la clip, si intende, è questa vite all'interno della mucca. Quindi solo e non oltre questi quadrati After Effects cercherà il nostro punto. Ripeto che questo punto infatti è ben visibile ed è ben messo a fuoco durante tutto il resto della clip. Perciò noi andiamo all'inizio, la X, la croce, la ripuntiamo su questo punto e clicchiamo avanti attraverso questa freccetta. Come vedete adesso After Effects da solo sta creando vari keyframe e sta seguendo e sta creando tra l'altro un tracciato che useremo come riferimento per la nostra scritta, il nostro testo. Se avessi scelto una zona poco messa a fuoco l'effetto non sarebbe venuto bene, anzi. Perfetto, il programma ha finito, come potete vedere. Se andiamo avanti, se zoomiamo, possiamo vedere il tracciato che ha creato il programma. Quindi come vedete ha seguito in modo abbastanza perfetto tutto il tracciato che abbiamo scelto di fargli seguire. Quindi clicchiamo Fit. E poi, mi raccomando, se no l'effetto non si applica, dobbiamo cliccare appunto Apply. Ok. Adesso possiamo creare finalmente la nostra scritta. Quindi New Text, oppure potete anche crearlo da qui il testo cliccando qui in alto e scrivere cosa volete. Nel mio caso Marco Mazzella. Adesso posso muovere la scritta utilizzando questo strumento in alto a sinistra, la posiziono qui e utilizzando questo strumento, questo lazzo, colleghiamo il lazzo al nullo. Adesso il testo seguirà perfettamente il tracciato che abbiamo creato prima, quindi possiamo anche mettere play. Preview, ok, play. È vero, un attimo che accorcio anche il testo. Voilà, perfetto, adesso il testo è dura quanto la clip. Ok, abbiamo finito. Vi ricordo anche che questo effetto lo si può creare non solo con una scritta, ma bensì con qualsiasi tipo di forma oppure file PNG. Infatti, se noi dobbiamo creare per esempio new, mettiamo shape layer, ossia una forma, possiamo inserire, che ne so, un rettangolo qui, una linea, oppure, che ne so, un ellisse, oppure anche un'immagine appunto png, come ho già detto prima. Ok, per esempio adesso prendiamo questi file, quindi questo, lo shape layer, e colleghiamoli entrambi al nostro nullo. Come vedete, adesso anche questi file che abbiamo creato staranno seguendo lo stesso tracciato che abbiamo creato prima.
Adesso possiamo praticamente collegare qualsiasi tipo di file che sia PNG. Dico PNG perché sono i file, per chi non lo sappia sono file senza sfondo, con lo sfondo trasparente. Vabbè, ma questa è un'altra storia, con il tutorial abbiamo finito. Ah sì sì, accorciamo anche questi così durano anche loro quanto la clip, così finiscono tutti insieme. Prima di fare questa clip ho mangiato un panino, perciò se sono sporco di ketchup, capitemi. Se il video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un bel mi piace e un commento qua sotto e ti ricordo anche di iscriverti al canale e seguirmi su Instagram per rimanere aggiornato su tutte le cose che usciranno, tra cui video, cose stupide, cose pazze, cose normali, cose anormali, cose che non ci sono, cose che ci sono. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.